Amici e amiche di RBL, qui ora dallo stand N come Napoli, N146, padiglione 3, RBL Radio, RBL TV, un viaggio attraverso i libri, attraverso le storie, attraverso la vita immaginaria di Natalia Ginzburg, che è il filo conduttore di questa edizione del Salone Internazionale del Libro. Una vita immaginaria, ma anche immaginare una vita. E possiamo immaginare una vita attraverso incontri, attraverso storie, attraverso racconti, testimonianze che ci portano a una suggestione che ci invita a immaginare una frontiera, più frontiere, frontiere che ci invitano a scoprire The West. Luca Morino con noi, che si mangia una caramella. Ciao Luca, ben arrivato. Ciao a tutti, è un piacere essere qui a Radio Beckwith. Complice di queste parole intorno ai microfoni e allo stand di RBE, Giorgio Olmoti. Luca, The West, terre di frontiere, canzoni di frontiere, storie di frontiere. Noi siamo abituati a pensare la forma canzone come un racconto. Racconti che formano dei capitoli di un solo libro, in questo caso The West. Da dove nasce questa suggestione? Perché ritrovare queste terre di frontiera? Ma allora, partiamo da lontano. Io ho fatto una tesi sul Gran Sasso, a Campo Imperatore. Oh, bello. E trovo che quel posto lì, che peraltro è stato una location di molti film, tra cui alcuni anche western, sia simile un po' a quello che poi ho ritrovato in tanti altri posti, ma anche vicino a noi in Alta Langa, che non è la Langa, ma è più in là, no? E perché è una terra di frontiera, perché poi scavalcato il Dosso vai giù verso il mare, perché i soldi grossi li hanno fatti nella Langa con il vino, con le vigne, ma sopra, dove ci sono soltanto nocciole e poco altro, è stato più difficile. Sta ingranando adesso perché hanno fatto la DOCG dell'Alta Langa, del spumante. Però sono ancora territori abbastanza solitari, abbastanza dimenticati, soprattutto, ed è un bene e un male, ma soprattutto anche noi torinesi non sappiamo esattamente ubicare l'Alta Langa, no? E quindi è stato, io ci sono stato parecchio da anni, per piacere, per mangiare, perché ho gli amici, ma è un posto che è anche molto spirituale e ti dà degli stimoli a scrivere. Questo disco sarà presentato ufficialmente domani, venerdì 10 maggio, al Bunker. Ne parleremo proprio al termine poi di questa nostra chiacchierata. Giorgio, quando parliamo di Far West, di West, lontano, di frontiera, di andare più in là, di spostare il nostro sguardo verso un orizzonte, quell'orizzonte evocato ad esempio da, a me viene in mente John Fante, quando guarda il luccichio in lontananza nel deserto, nel Chiedi la Polvere, o che so, lo stesso Pavese, la sua Luna in Falò. Insomma, sono tanti coloro che hanno scritto e hanno lasciato testimonianze incredibili che ci invitano a guardare verso l'orizzonte e creare oppure scoprire nuove frontiere. Ma la suggestione provata ascoltando questo disco, che lo ribadisco, lo dico senza, secondo me è un disco formidabile, e per quello che mi riguarda, siamo solo a metà dell'anno, è il disco dell'anno per quello che mi riguarda tra i dischi italiani, perché mi ha caricato, mi ha riempito le stanze dove lo ascoltavo a un volume anche sostenuto, per cui anche i vicini avranno un'opinione sul tuo disco. Però Più che richiamarmi a Pavese, più poi dopo Luca ci dirà se la mia suggestione, che è mia, perché l'abbiamo detto prima a proposito dei libri, nel momento in cui io scrivo un romanzo, mi è capitato mille volte, chi lo legge si sofferma su delle parti che magari per me non erano nodali ed entra dentro quella roba lì, poi ti ritrova dopo 20 anni e te la racconta, te la cita, tu lo guardi, non, perché ognuno poi si fa una storia su questa potenza espressiva narrativa che sta ficcata dentro quel disco, per esempio. E io, più che Pavese, più che vederci, certo, tutti i riferimenti che hai fatto sono legittimi, sono pertinenti, ci vedo un gesto eminentemente torinese, che è quello salgariano, di Salgari, che va, prende il tram, va in biblioteca, raccoglie tutta la documentazione, poi torna nella sua stanzetta col tavolo e con la penna a stilo, che poi spezzerà suicidandosi. In estrema povertà, senta l'altro. In estrema povertà, veramente una povertà, tant'è che quando scrive dice almeno pagatemi l'ultima lettera, dice almeno pagatemi le spese dopo che mi avete mangiato vivo, pagatemi le spese e cose, io spezzo la penna, che è quella che... Ecco, rispetto a questa roba qui, questo racconto è un racconto che fa echeggiare dentro la narrazione, che è plausibilmente legata al presente, tutta una serie di evocazioni che sono di un immaginario condiviso, che è un immaginario che passa. Domani ci abbiamo Giuseppe Palumbo, che ha appena finito il Tex, quello grande. Giuseppe è un fratello per me, e che passa da Tex Willer, che passa da Sergio Leone, ma che passa anche da una costruzione narrativa nostra.
Cioè, io, a me capita di camminare, io sono uno che va per boschi, e di farmi delle musiche mentre cammino, che probabilmente sono l'archetipo di tutta questa, di tutto questo racconto che lui, con una capacità anche di sintesi, perché è una roba enorme che riguarda tutti, è riuscito a infilare dentro quel disco lì. C'è ancora un lontano West da scoprire, secondo te, Luca? Ma io penso che il lontano West sia una necessità di ognuno da ricercare, no? Perché qualche giorno fa facevo l'esempio, una delle prove più rivoluzionarie a cui potremmo sottoporci è quella di spegnere per 2 ore il cellulare. E già quella è una frontiera quasi irraggiungibile, no? E da lì in avanti tutto dove si trova uno spazio per far lavorare l'immaginazione, e qua torniamo anche sui temi del salone, dove puoi far lavorare l'immaginazione vuol dire che hai vinto, hai fatto un passo in avanti, se no ti guardi sempre allo specchio e finisce lì. Tutte queste storie saranno al centro, immagino, dell'esibizione che insomma offrirà al pubblico una prima di The West domani, venerdì 10 di maggio al Bunker di Torino, tra l'altro un evento del Salone Off, quindi fa parte insomma del programma del Salone Internazionale del Libro. Ecco, portare tutte queste suggestioni dal vivo, finalmente dallo studio, da quello scrittoio che ha evocato Giorgio con l'immagine di Salgari, insomma, come affrontare il pubblico, come raccontare al pubblico finalmente, direi, con il pubblico. Questo penso che sia anche stimolante per te, Luca. Beh, stimolante è anche molto, è una sfida, perché comunque venendo dall'esperienza dei Mau Mau, l'approccio di questo album e di questo live non sarà ci troviamo e incominciamo a saltare tutti quanti, ma non sarà neanche ci sediamo e ci addormentiamo, nel senso che adesso lo dico per ridere, ma mi sono ispirato al concerto che hanno fatto i Daft Punk alla Pellerina un po' di 2007. Anni fa. C'era. Allora, cosa facevano i Daft Punk? Facevano enormi, giganteschi, eccetera, facevano delle lunghe introduzioni che caricavano la molla, poi esplodevano brevemente e poi tornavano a scendere per ricaricare la molla e rifar partire tutto. Ecco, io mi sono ispirato da punk. Allora, se c'è un mondo musicale al quale, insomma, questo è l'ultimo, poi l'ultimo in classifica, forse neanche in competizione, invece vedi cosa vuol dire parlare direttamente con Luca Morino, escono fuori anche queste idee. No, io c'ero quel concerto lì. Anch'io, Traffic. Eri sempre lì che aspettavi, ma dai, io partite, e invece no, e macinavano e caricavano. Quindi un far west da ritrovare, perché no? È anche un invito che facciamo, no? A chi ascolta Luca, quello di immaginare, guardare verso l'orizzonte. Sì, difatti il concerto nello specifico è proprio così, che ci sono dei momenti dove o vai al bar oppure invece ti viene voglia di guardare attraverso un orizzonte che non è il mio ma è il tuo, cioè, e dopodiché invece io ti trascino da un'altra, io con tutta la band, certo. Che è una grande band in questo momento con cui sto provando e suonando. Una band che vogliamo ricordare, i tuoi complici musica. Sì, c'è Cristian Longhitano alla batteria, Fabrizio Viscardi, già chitarrista di De Gregori, per dire, per cui giovane ma molto esperienziato. C'è Elisabella ai cori, c'è Giorgio Boffa al contrabbasso e c'è Luca Biasetti che fa i suoni da esterno. Che ho dimenticato, mi sembra però nessuno, e poi ci sono le immagini di Licio Esposito che verranno proiettate durante Paolo Rigotto, Paolo Rigotto, scusa, ecco. Voilà, ce l'ho. Paolo, l'abbiamo preso insieme. Le Langhe, Giorgio, possono diventare un far west, possono esserlo, possono insomma essere finalmente, emergere come un possibile far west, un possibile lontano west, e questo insomma ci permette di ritrovare anche la traduzione di questo mondo. Sì, io recensendo, sto scrivendo adesso una recensione al disco per una rivista, e mi è venuta questa cosa un po' Woody Guthrie di This Langa is Your Langa, cioè proprio questa, che è un po' una stronzata, ma che comunque tiene conto dell'ipotesi appunto che tutti noi sappia un territorio, io lo dicevo, io arrivo dal Friuli, quello perduto, quello in cui si parla solo friulano e ci capiamo in quattro. E quindi capisco perfettamente la cosa dell'alta langa rispetto a quella langa più commerciale. E dentro quel racconto lì c'è proprio l'evocazione oltre il West, secondo me, perché quello c'è l'evocazione di qualcosa che è sì in bilico tra l'avventura e quello che non hai usato.
ma anche in bilico tra tutti i sogni narrativi possibili. Cioè... Suoni narrativi, mi piace tanto, Giorgio. Suoni narrativi che mi portano a Fenoglio, mi portano a una langa che, non, che compare su quei cellulari che tu inviti a spegnere, Luca. Anche domani inviterai a spegnere il cellulare? No. No? Perché fate non, quello che volete. È un'impresa impossibile. cui... Proviamoci. Quelle langhe che vanno oltre l'Instagram, quelle, altre, quelle langhe senza, senza filtri, che possano essere anche un far west, l'abbiamo presentato, abbiamo avuto il piacere di andare dietro le quinte di The West, l'album di Luca Morino, ricordo ancora, venerdì 10 maggio al Bunker, l'ora d'inizio del, di questo concerto, di questo rito collettivo del concerto. 21.30. Alle 21.30 al Bunker, voi andate un po' prima, così avete il piacere anche di chiacchierare con Luca, davvero un'esperienza sempre molto piacevole. Grazie per essere stato con noi. E grazie a tutti voi. Grazie. Grazie Giorgio.